vecchia di Potenza per i 20 anni di attività dell'associazione. Vediamo. La sala prestazioni della parrocchia San Giovanni Bosco ha ospitato ieri pomeriggio il terzo appuntamento del Castellone promosso dal Circolo Angila Vecchia per i 20 anni di attività. Di scena una tavola rotonda sul problema della droga come piaga sociale senza tempo. L'incontro è stato introdotto dalla videoproiezione del C'è la corso prima Gianucci. A seguire interventi del SERT, della psicologa Basentini, di Don Italo, istituzioni locali e la dirigente della squadra mobile Barbara Strappato. La città, l'urbanistica e la presentazione di progetti e proposte di giovani professionisti locali. Oggi all'ordine del giorno, nel dibattito in programma nella sede del Circolo, alla presenza dei presidenti degli ordini degli architetti, Michele Graziadei, e degli ingegneri, Michele Lapenna. Domani al Ridotto dello Stabile si terrà invece un convegno sull'illustre corrispondenza tra il lucano Don Giuseppe De Luca e lo scultore Giacomo Manzù, che vedrà la partecipazione di storici e storici dell'arte del calibro di Giuseppe e Maria Viscardi, Giorgio Agnisola e Mariano Apa. Di cultura e sviluppo si parlerà sabato, a conclusione degli eventi programmati, con associazioni e enti a confronto che vedrà la Non abbiamo partecipazione del scritto. Presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Folino, e l'assessore regionale alla cultura, Rosa Mastro Simone.